nostro socio che viene dalla Campania, poi la nota di Giannuzzo, la nota di Giuliano Barri, che ha portato il cocchiere alla guida, a seguire il comando Carmela, vi voleva fare un annuncio. Sì, beh, oggi non piove, quindi non siamo andati ai centri commerciali. Cascano solo foglie. Sì. E siamo nella bellissima Verona. E oggi c'era un'iniziativa. Prego, racconta questa iniziativa. Io faccio un'intervista. Com'è stata l'iniziativa? Bella. C'è stato il ciuccio a cavallo. No, praticamente siamo arrivati oggi al giorno libero, siamo arrivati a Verona. Abbiamo scelto questa location perché piovono foglie. E niente, c'è stato la cosa a cavallo, un'associazione, penso che c'è la fiera a cavallo, come diceva Carmela, e portavano i cavalli in giro, facevano fare questo giro di Verona. È molto bello, molto bello, molto simpatico. La cosa che ci ha più colpito è stata che in piazza Bra, dove c'è l'arena per capirci, che c'è stato, Carmela? Praticamente hanno recintato, e recintando c'era tanta popò di cavallo, però vabbè. Abbiamo detto vabbè, puliranno. A un certo punto l'abbiamo visto in centro, vicino Piazza dei Signori, e là ho detto questi qua faranno tanta popò. La cosa bella è stata che dopo, dietro questi cavalli, c'erano lo spazzino che portava i cosi, la pala per spalare, e dietro lo spazzino a fine fila c'era la macchinetta, quella con le spazzole che girano, che puliva, proprio efficienti. E infatti abbiamo detto, io, porca miseria, questo veramente efficiente. Abbiamo fatto anche un piccolo video che forse vedrete prima o dopo questo pezzo, però vabbè, lo vedrete. Però io mi devo lamentare di una cosa, che le persone sono a volte veramente maleducate, perché se stai vedendo che io sto facendo una foto, no? Già la strada è stretta, io sto facendo una foto, un video, un qualcosa col telefono, tu ti metti proprio davanti al telefono.
cioè un po' di cervello. Comunque per il resto va bene, dai. È stata molto bella questa giornata, solo questo lato negativo, ma purtroppo penso che sia un'esperienza comune. Quando devi fare una foto, tac, c'è quello lì che ti rovina. C'è Paolini. Foto. Esatto. E niente. Voi non so se state vedendo tutte le foglie che stanno arrivando a terra, però porca miseria, ci sono tante foglie, facci vedere. Praticamente è un bombardamento generale di tutte queste foto. Fa esplodere la piscina dietro, non so, vedere. Eccola là. Bene. La piscina. Vogliamo parlare di questa piscina. Carmela mi fa a un certo punto. Bene. Anzi, mi fa. Guarda, ti faccio vedere una cosa che sono venuta tanti anni fa. Guardate lì, la piscina. Sì. Quella. Perché voi la vedete profonda, ma in realtà non è profonda. Sì, è abbastanza la sottoterra. Sì, no, è la sottoterra praticamente, cioè saranno 5 mm di acqua, niente di che. Però anche lì l'inciviltà delle persone ha fatto sì che, non dico un'attrazione, però una cosa caratteristica come quella fosse rovinata. Però purtroppo il mondo è bello perché è vario. Chi lo sa? Ecco. Stanno prendendo le foglie. Guarda, stanno levigando foglie. Si bombardano. Aiuto. Perché c'è un bel vento da dietro, sì. Che va proprio la cervicale. No, infatti se vedete c'è la sciarpa perché. Una foto così con le foglie? Niente, però quando ci facciamo le foto. Devo fare le foto. Smettono di cadere quando ci facciamo le foto. Arriva un foglio. Queste foglie gialle brutte saranno. No, non è vero. Avranno l'influenza. Sì. L'influenza gialla. Che la vabbè ragazzi, dai, ci vediamo dopo. Vi abbiamo un po' aggiornato su questo vlog. Una settimana che non facciamo vlog perché abbiamo fatto settimana di domenica a domenica. Perché questa domenica a domenica? Perché io ho lavorato tanto. Non sono stato anche tanto bene la cervicale, ma ho fatto un po' male. Quindi. Niente, non abbiamo avuto modo di fare qualche vlog, non c'era anche niente di interessante da dire. Guardatevi i vlog precedenti e gustatevi, diteci la vostra. Dai, buona domenica. Oggi è cambiato anche l'orario. Eh sì. Meglio per noi che abbiamo dormito un'ora in più. Io davvero ho dormito il giusto, non ho dormito né un'ora in più né un'ora in più. Ma io ho dormito un'ora in più. Ho approfittato di questa ora di sonno. Non ci sono foglie. No, vabbè, me la è. Non denunciatela. Ah, un'altra cosa, siamo vicino Castelvecchio. Non l'ho dimenticato. Guarda come andiamo, ve lo facciamo vedere. Che inizia a fare un po' male il braccio. La spalla non è più abituata dopo una settimana. Vabbè, dai, ci vediamo dopo. Polizia municipale. Eccola là. Ah, un'altra cosa. Sorry per la mano. Vi volevamo tenere presenti di una cosa. Oggi quando abbiamo parcheggiato per la nostra gioia, aspettate che tolgo il dito. Okay. Per la vostra gioia, la postazione 334 della macchinetta lì dei vigili, del parchimetro, non andava. Mi ha messo la tessera, sta cosa, fuori allineamento. Dall'altro lato della strada c'era la 030, stesso orario di. Stesso costo orario. Però ovviamente di fascia di parcheggio differente perché era da un'altra zona. Beh, di fianco, seppur di fronte praticamente. C'era il marciapiede, i parcheggi, la strada, la macchinetta con i parcheggi dopo. La vigilanza ci ha detto, se vengono quelli là che gestiscono le soste vi fanno la multa. Detto, io l'ho scritto a penna, però vabbè, mo alle 12 ci scade quindi ci avviamo che non ci fanno la multa. Poi vi faccio vedere Castel Sant'Angelo qua. Castelvecchio, vabbè dai. Buon proseguimento di domenica, dai. Ciao. Thank you.
Eccoci qua, cari amici. Carmela è un attimino spaesata. Che è? Che succede? Eccoci qua. Adesso vi raccontiamo. Anzi, inizia Carmela, che devo fare un attimo manovra, che qua lo spazio di manovra è stretto. Praticamente non inculiamo la macchina. No, come è già successo. Adesso vi raccontiamo, adesso vi raccontiamo. Praticamente prima, venendo verso la macchina, una signora che stava parcheggiando, era un po' in discesa, e ha tamponato leggermente l'altra macchina e fatalità, dentro c'era anche la persona. Però penso che abbiano risolto civilmente, senza... non era vero come una ruota. No, aspettate. Fermi tutti. Che poi ci fanno i cosi delle... adesso ve lo facciamo vedere, avete visto? Sta passando anche un elicottero. Cioè, ragazzi, quello ci è passato mentre stavamo facendo il vlog. Una roba assurda, però. Non si vede. Andate via. Ora lo andiamo a raggiungere. Eccoci di nuovo qua. Ma tu mi fai sempre quando mi guardo allo specchio. Che vi volevamo dire? Allora sì, mentre vedete, vi ho fatto vedere tante cose, però alla fine... alla fine del concreto, negli ultimi 15 minuti sono successe tutte queste cose. Sì, cosa è successo? Ve lo racconta Carmela. Siamo fermi a sé. Allora, no, adesso è verde. Guarda che verde. Allora, praticamente, vabbè, quello del tamponamento ve l'ho già raccontato. No. Stavamo raccontando il tamponamento. Ah, ok. Allora, praticamente c'era questa signora che stava parcheggiando in discesa e davanti a lei c'era un'altra macchina. Probabilmente non ha tirato bene il freno, non ha calcolato bene i cambi automatici, la distanza, è andata a finire contro il paraurti dell'altra macchina, proprio leggermente, cioè l'altra macchina non si sarà fatta sicuramente niente. Hanno fatto così, esatto. E niente, questo è stato, io spero che l'abbiano risolto civilmente, perché dentro la macchina diciamo erano colpita, due donne, esatto. Quindi a meno che non si tirino i capelli, mamma mia. Poi quando siamo arrivati vi abbiamo fatto vedere il bigliettino, anzi lo vedete adesso, questo bigliettino qua che state vedendo. Ne parliamo, ma poi c'è il video qua, non vi preoccupate. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato il bigliettino con scritto 030 perché la 334 non funzionava, come vi dicevamo prima, e praticamente ci hanno graziato, non ci hanno fatto sì. La multa, sì, perché un'altra macchina aveva la multa di fianco, due macchine prima c'era la multa. Ho controllato, aveva il bigliettino, aveva il tagliandino del parcheggio, quindi il parcheggio l'aveva pagato. Ma probabilmente sarà scaduto. Sarà scaduto, esatto. Noi siamo arrivati io arrivo sempre 5-10 minuti prima, sì, per non avere problemi. E poi mentre stavamo facendo manovra abbiamo visto il trapezista. Sì. Sto qua col monociclo, ragazzi, col monociclo, porca miseria. No, il trapezista, vabbè, quello col monociclo. Sì. Il monociclista. Davvero bravo. Questo per concludere la nostra giornata. I bandieristi dell'Avis, là, di Mon qualcosa. Esatto, Monte qualcosa. Non ricordo. I cavalli. Sì. Questa mattina è stata una bella... Di solito quando andiamo di sera a Verona, a parte nel periodo natalizio che ci sono i banchetti, i mercatini, e quest'anno ragazzi faremo tante bevute di vin brulè, quindi potremmo fare dei vlog alcolici. Tu bevi o mangio? Non mi accompagna più, io ormai devo fare tutto da solo, in amicizia con i colleghi, con gli amici, quindi sennò... Allora, se si tratta di mangiare, io sono la prima. Si tratta di bere un vin brulè, qualcosa. No, non mi piace, l'ho assaggiato, ma non mi piace. Vorrei pure peccato, ma non mi piace. E quindi niente. Comunque stavo dicendo, di solito la sera Verona è molto morta, tra virgolette, a parte magari in piazza dei Signori, dove ci sono baretti e dove si ritrovano i ragazzi. Allora lì sì c'è un po' più di movimento, però come iniziative alle 7:30 finisce tutto. Però dai, ne abbiamo provato.
approfittato del fatto che lui oggi non lavorasse e abbiamo visto Verona di giorno. Sì, che di solito facciamo i vlog la sera, sì, o andiamo nei giorni liberi da qualche altra parte, però oggi abbiamo detto ma sì, dai, andiamo a fare un questo che vuole fare. Non lo so andiamo nemmeno lui. Fare un vlog mattutino. Ma capisce dove deve mettersi? No, non lo so. Vabbè. Automobilista un po'. Ora vi salutiamo che siamo in coda e ci becchiamo dopo. Ciao belli. Ciao.